benvenuti in Croazia. Siamo appena arrivati dopo praticamente aver quasi perso l'aereo. Essendoci stata un sacco di fila ai controlli, abbiamo ritardato un sacco. L'aeroporto è super pulito, molto organizzato. Le cose sono scritte in croato, quindi nessuno dei due capisce. Ora siamo saliti sull'autobus per andare in centro per vedere Chicco e Patrizia, che non vediamo da 2 anni. Valigie in un deposito in cui pagheremo 5 pound a testa o 5 euro, ancora non ho capito bene. Alle 3:30 poi avremo il ritiro del van, quindi poi inizierà la vera avventura che avevamo pianificato. Stiamo andando a ritirare il van e stiamo aspettando che arrivi Uber a prenderci, anche perché abbiamo un sacco di valigie, quindi dobbiamo trovare come organizzarci bene perché siamo un bel po' carichi. Ciao signora! Com'è? La gente è bella. Oh sì? Sì, eh? Tranquilla. Il van ci aspetta. Ma dico, si può campeggiare qua? Sì. Why? Solo devi fare attenzione a fuoco. Fire. Questo è il nostro van. Sarà il nostro compagno di viaggio. Sempre dell'unico e solo Indie Campers. Com'è? Diciamo che siamo soddisfatti del design che Indie Camper ha portato. Niente da dire, niente da aggiungere. Grazie a te, capitano. La prima benzina. Di andare a fare la spesa per riempire questo piccolo van. Io e Patrizia non capiamo letteralmente un cazzo dei prezzi che ci sono qua. Ora Eri disse che potevamo mangiare pure carne, facciamo 2 panini perché io mi sento male. No, e poi ne partiamo, poi ce ne mettiamo. Dovete sapere che Francesca andremo a un certo punto che va a mangiare. Che se non mangia. 1041, quant'è? Abbiamo speso, penso, 115 pound, forse, o 120, ma potrebbe darsi che riusciamo a sopravvivere per tutta la settimana. Allora ragazzi, abbiamo deciso di non rimanere più a Spalato, ma stiamo andando a Murter, che è una zona molto bella di mare, e penso che staremo lì tutta la notte. Ci siamo fermati per una veloce sosta in una città che si chiama Tisno. Sembra un po' deserta, non c'è nessuno, penso per il fatto che non sia ancora stagione. Dopo aver visto Tisno, l'applicazione Parking Fortnite, siamo arrivati in questo punto in cui non c'è una strada di uscita e pensavamo che si potesse fare campeggio, invece no, però la vista non è affatto male. Andiamo a fare ora una piccola escursione per vedere quello che ci aspetta di sopra. Possiamo sostare, ma non ci interessa praticamente. Stasera cuciniamo con vista. Domani mattina avremo una bella alba. Sicuramente stasera mangeremo fuori. Infatti i ragazzi si stanno già preparando.
Salute ragazzi, chi sta vivo? Sentite gli uccelli che ci danno il benvenuto. Nothing can stop me. I'm on the way up. Chef Chicco Ospedale sta cucinando quella grande, quella piccola pasta col tonno semplice di ciò che troviamo e che abbiamo in dispensa, che oggi propone appunto tonno con la salsa. Mi trovo nel mio letto, sto aspettando per Carmine che si cambi e così possiamo andare tutti a dormire. Chicco è qua sopra insieme a Patrizia che è già crollata. E come potete vedere il letto è molto basso, infatti non riesco neanche ad alzarmi, quindi mi riposo. Domani sveglia prestissimo e ci vediamo al secondo giorno di Van Life. Ciao!